Con Brexit tanti piccoli o grandi cambiamenti stravolgeranno il mondo del lavoro. Per esempio nel Regno Unito si producono centinaia di migliaia di pellets in legno per il trasporto merci in tutto il mondo e al momento le linee guida per questo tipo di attività sono le stesse in tutti i paesi europei. Tutti i pellet che vengono spediti al di fuori dell'Europa al momento devono essere trattati termicamente per eliminare le malattie, mentre al momento non è necessario scaldare quelli che vanno in Europa. Se sarà però una Brexit dura, anche quelli dovranno potenzialmente essere trattati. Per le aziende assicurarsi di avere il giusto tipo di pellet in legno in un mondo post-Brexit sarà solo una delle centinaia di norme che potrebbero cambiare quando la Gran Bretagna lascerà l'Unione. Secondo l'organizzazione dei produttori, alcune aziende non si stanno preparando a Brexit perché o non credono che accada davvero o semplicemente non possono permettersi di farlo. Qualche azienda invece si è portata avanti e ha iniziato a stoccare pellet trattati termicamente. Ci sono alcuni dei nostri clienti al momento che hanno commutato il trattamento dei legnami in modo che i loro pellet siano pronti. Stiamo sondando il terreno, ma l'incertezza di Brexit ci tiene in sospeso per vedere che cosa accade, se convertirsi o no ai legnami trattati termicamente. Intanto il governo del Regno Unito sta lavorando con gli enti del settore per fornire informazioni Brexit alle aziende, ma qualcuno ritiene che le risorse siano insufficienti. Sento che i preparativi sono in atto, ma serve reciprocità, non ha senso avere piani di emergenza fantastici su come spostare le merci. In un mondo ideale tutti sapranno esattamente cosa fare, avremo i documenti giusti, nessun problema, ma la realtà non sarà così. La mia unica paura è che potremmo finire con le strade congestionate. Costose congestioni nei porti e sulle strade che le aziende vogliono evitare, ma intanto continua il conto alla rovescia verso l'ora zero di Brexit.